Le 17:41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Il tema di oggi è molto semplice da enunciare, molto più difficile da discutere. Parliamo dei cosiddetti fannulloni, dei fannulloni della pubblica amministrazione. La definizione risale a qualche anno fa, quando ministro della pubblica amministrazione era Renato Brunetta, ve lo ricorderete. Poi è entrato così nel lessico quotidiano, anche in quello giornalistico e mediatico, ed è tornato alla ribalta quando Matteo Renzi, presidente del Consiglio, qualche giorno fa a Caserta, in una conferenza pubblica, insomma, ha detto basta con i furbetti, basta con i fannulloni della pubblica amministrazione. Se qualcuno viene sorpreso a timbrare il cartellino per qualcun altro, a timbrare il cartellino e uscire, a fare qualche piccola o grande truffa di questo genere, il governo, noi lo licenziamo in 48 ore. La questione ovviamente è controversa, i sindacati hanno protestato evocando il diritto di difesa che non può essere contenuto in un lasso di tempo così stretto, però insomma la proposta di Renzi ha suscitato una risonanza positiva tra i cittadini, che insomma a vedere quelle scene che si vedono spesso nelle trasmissioni, nei telegiornali, addirittura su YouTube, quelli che timbrano il cartellino in mutande o timbrano e vanno a fare la spesa o timbrano 5-6 cartellini per volta, fa una certa impressione. Però noi di questo parliamo, vogliamo andare un po' più a fondo, perché poi questa misura si inserisce in quella riforma monstre, uno dei pilastri, se volete, del governo Renzi, a lungo annunciato e non ancora arrivato a compimento, che è la riforma complessiva della pubblica amministrazione, quella che Renzi chiama confidenzialmente il Madia, o la riforma Madia, che insomma si sta però adesso avvicinando ad essere compiuta. Questa questione delle 48 ore di licenziamento fa parte dei vari decreti attuativi che sono contenuti in questo grande calderone, appunto, che dovrebbe rinnovare il volto della pubblica amministrazione italiana. Insomma, tanta carne al fuoco. Noi ne parliamo con due ospiti che vi presento subito. Sono l'onorevole Ernesto Carbone, Partito Democratico, in Commissione Finanze, anche responsabile pubblica amministrazione nella segreteria del PD. Buonasera, onorevole Carbone. Buonasera a voi, buonasera a tutti quanti. E c'è anche Massimo Battaglia, della segreteria generale della Confsal UNSA, Confederazione dei Sindacati Autonomi. Buonasera, Battaglia. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. Lei è il segretario generale, no, dell'UNSA? Sono il segretario generale. Benissimo, grazie e benvenuto. Grazie. Cominciamo subito, visto che ne abbiamo messe tante di questioni oggi all'incanto qui a Bianco e Nero, come sempre ci affidiamo a Valeria D'Onofrio, la sua scheda, per metterle un po' in ordine. 48 ore di tempo per afferrare tutte le carabattole, metterle in uno scatolone e, come in certi film americani, lasciare la propria scrivania per sempre. Lo scenario che si prospetta è più o meno questo, risponde ad uno dei decreti attuativi della riforma Madia, quella della pubblica amministrazione, che domani dovrebbero essere approvati. Nel mirino del governo i cosiddetti furbetti del cartellino, ossia tutti coloro, e la cronaca degli ultimi mesi ne è piena, dalla timbratura facile, che risultano presenti nei pubblici uffici ma in realtà sono assenti. Una vecchia abitudine, intendiamoci, di quelle difficili da sradicare, a patto che non abbia per conseguenza la perdita del posto di lavoro su due piedi e due giorni. Secondo il testo, l'impiegato colto in flagranza di finta presenza ha le ore contate, 48 per la precisione, entro le quali viene sospeso dal lavoro e dalla retribuzione, mentre contestualmente prende il via la procedura di licenziamento e la denuncia alla Corte dei Conti per l'eventuale danno all'erario. Ma non solo, a pagare le conseguenze di questo comportamento potrebbe essere chiamato anche il dirigente che, a conoscenza della condotta, non intervenga prontamente per attivare l'iter, incappando nel reato di omissione di licenziamento. Molto bene, commentano i dipendenti onesti, che sappiamo essere più. Molto male, dicono tra sé se coloro che di questi espedienti hanno fatto una seconda professione, anche nel senso letterale del termine. Il tutto mentre c'è chi critica il provvedimento definendolo inutile. Secondo questi ultimi, infatti, la norma voluta da Renzi semplicemente esiste già. Dal 2001 è previsto il licenziamento dei dipendenti pubblici per falsa attestazione di presenza in servizio o per assenza priva di valida giustificazione, con procedura rapida che, tradotta, significa 60 giorni per aprire e chiudere le contestazioni disciplinari e in tutto al massimo 120 per arrivare alla risoluzione del rapporto. Il dirigente che non procede oggi viene sospeso e senza stipendio per 3 mesi e il medico che fa un falso certificato
radiato. Quindi, osservano i critici capitanati dai sindacati, la nuova norma non serve, visto che si limita ad accorciare a 2 giorni i tempi di licenziamento, 2 giorni nei quali non ci sono neppure i margini per una difesa del dipendente, che deve essere garantita per legge. Inoltre, aggiungono, per la sua propaganda politica il premier rischia di far passare la pericolosa associazione Statali Fannulloni. Ma come stanno veramente le cose? Vista la norma precedente, con questo provvedimento cambia qualcosa o nulla? E servirà accorciare di così tanto i tempi di licenziamento o aprirà la strada ad un fiume di ricorsi? E c'è seriamente il rischio che i dipendenti pubblici vengano identificati tutti come dei fannulloni? Bianco o nero? Eccoci alla puntata di oggi, ovviamente 800 050578, il numero verde che potete utilizzare già da adesso per prenotare la vostra opinione su questa questione, che credo interesserà anche chi ci ascolta e chi ci segue, i nostri ascoltatori, quindi chiamate subito per non trovarvi poi alla fine con le linee occupate. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, però vorrei farvi sentire le esatte parole con cui Matteo Renzi ha lanciato il cosiddetto sasso nello stagno di questa questione 2 giorni fa a Caserta. Ieri abbiamo annunciato una cosa molto semplice e banale, ho visto che qualche sindacato ha fatto polemica, non capisco perché. Chi viene beccato a timbrare il cartellino e andarsene viene licenziato entro 48 ore. Questo è un fatto di buon senso, questo è un fatto di correttezza, perché è l'unico modo che permette a tutti gli altri di poter essere guardati a testa alta. Massimo Battaglia, lei è sindacalista, segretario generale della CONSAL, ha detto Renzi, ho visto che qualche sindacato ha fatto polemica, non capisco perché. Vogliamo spiegare perché avete fatto polemica? Ma guardi, non è una polemica, è soltanto una considerazione su un effetto annuncio che spesso capita, insomma, in questa fase sul pubblico impiego. Concitata, cioè, che riguarda il pubblico, sì, impiego. È forte, io la considero forte, anche se nel merito io ho ribadito più volte sulla stampa e in televisione che materialmente noi siamo d'accordo nel licenziarli. Io, per una questione di correttezza, la premessa è fondamentale, siamo tutti d'accordo, però se una norma che esiste, l'avete detto nella scheda, devo dire che prendo atto di una scheda super corretta. C'è una norma di questo paese che andrebbe rispettata, andrebbe attuata. Il problema è che chi viene preso, ad esempio, la questione dei furbetti del quartierino, chiamati così. Furbetti del cartellino, del cartellino, io del quartierino, del cartellino. E il discorso è, un discorso è un reato penale, dove già c'è la sospensione e l'avvio del procedimento disciplinare previsto, perché spesso, quando il caso di Sanremo, faccio un esempio, sì, del caso più eclatante degli ultimi mesi, la maggior parte sono stati arrestati e sospesi dal giudice. Automaticamente la dirigenza amministrativa prende atto e avvia il procedimento per il licenziamento, ma gioca su un atto del giudice. Dall'altra parte, se effettivamente, non su un provvedimento penale, ma se Battaglia dovesse strisciare il cartellino per l'onorevole Carbone, facciamo un esempio banale, anche se fate mestieri diversi, facciamo mestieri diversi, ma mettiamo il caso fosse così, esiste già una norma legislativa che è il licenziamento disciplinare, che va da 1 a 5 anni di reclusione più la multa. Questo avviene entro, voi avete detto entro 20, io dico entro 40 o al massimo entro 120 giorni. Io credo che l'esercizio del diritto alla difesa credo che sia una cosa normale, lo è anche, e lo ribadisco, ma non con forza questa cosa, e credo l'onorevole Carbone lo sappia forse meglio di me sicuramente, anche se un ladro entra dentro casa mia, ha 96 ore dal momento in cui viene arrestato alla sua convalida dell'arresto, cioè vuol dire 4 giorni, rispetto a me che vengo preso a strisciare il cartellino per un altro. Io credo che... Quindi, cioè, i ladri vengono trattati meglio dei dipendenti? Ma adesso per enfatizzare la cosa, per renderla brutale, perché qui bisogna andare avanti per queste cose così, io sono convinto invece che l'onorevole Carbone, che è un pezzo importante, un elemento importante del governo Renzi, io lo inviterei a attuare una cosa molto semplice, riprendere
con il sindacato un rapporto cordiale, istituzionale. Perché così non è cordiale, Carbone? Al momento, io parlo della mia esperienza, non diretta. Carbone, che fa? Tratta male Massimo Battaglia? No, non diretta a Carbone, no. La parola di Dio non è questa. Non adesso è ce lo facciamo raccontare. No, ma non è diretta a Carbone, anche perché non ho il piacere di conoscerlo, pertanto non è diciamo ai politici del Partito Democratico, del governo. È un elemento importante, però inviterei lui a riaprire i contratti fermi da 6 anni. Adesso e ci arriviamo a questo, Battaglia, non apriamo tutte non metta tutte le carte sul tavolo da subito, se no all'interno di questo io sono d'accordo anche a licenziarli un'ora dopo. Allora aspetti, Carbone, Ernesto Carbone, tra l'altro leggo sulla stampa di oggi, stampa online, che il comune di Sanremo ha già licenziato 4 suoi dipendenti, tra quei 200 circa che erano incappati nella famosa inchiesta Stakhanov, che riguardò anche il famoso vigile urbano in mutande, e lì non so chi il segretario generale dice: noi abbiamo già licenziato, non abbiamo aspettato l'inasprimento delle norme di Renzi. Allora, Carbone, c'è bisogno di questo inasprimento o non c'è bisogno? Di nuovo buonasera. Guarda, mi avviso, c'è bisogno di questo inasprimento, le spiego anche il perché. Battaglia diceva giustamente che le norme esistono. Sia cordiale però con Battaglia, mi raccomando. No, per carità, ma per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Il problema è, come sempre, il funzionamento delle norme stesse. Io le do solamente alcuni numeri, così poi chi ci ascolta potrà autonomamente decidere. Facciamo innanzitutto una giusta premessa: noi abbiamo milioni di dipendenti pubblici e la stragrande maggioranza, il 99%, sono persone oneste che lavorano, e queste norme sono soprattutto anche a tutela di chi onestamente fa il proprio lavoro tutti i giorni. La nuova norma che sarà presentata domani in Consiglio dei Ministri cosa prevede? Prevede che quando la prova è schiacciante, quando si viene colti in flagranza di reato, scatta una procedura particolarmente veloce. In cosa consiste questa procedura? Entro 48 ore c'è la sospensione dello stipendio e c'è la sospensione dal lavoro. Successivamente alle 48 ore ci sono 30 giorni di tempo per arrivare alla procedura di licenziamento o meno, quindi nel lasso di tempo, in questi 30 giorni... Il dipendente ha tutto il tempo per difendersi. Ha tutto il diritto a una difesa. Quando Battaglia giustamente faceva l'esempio del ladro, ma io vi ricordo che anche nella giurisprudenza penale, quando ci sono evidenti prove schiaccianti, quando c'è una flagranza di reato, ci sono i cosiddetti processi per direttissima, quindi viene saltata tutta una parte del procedimento giudiziario penale. La stessa cosa adesso va applicata nella pubblica amministrazione. Purtroppo casi come quello di Terremo, come quelli dell'ASL di Salerno, ultimo qualche settimana fa al Museo dell'Arte Contemporanea di Roma, noi ci siamo scocciati a vedere queste immagini. Non è giusto di persone che vanno lì, firmano il cartellino e nella migliore dei casi vanno a fare la spesa piuttosto che vanno in palestra, addirittura gente con doppio e triplo lavoro. Questo in Italia non deve succedere più. Questa norma che sarà presentata domani prevede proprio questo: quando c'è una prova schiacciante, quando c'è una flagranza di reato, si va a tutti gli effetti una procedura semplificata, entro 48 ore si è fuori dalla pubblica amministrazione. Senta, Battaglia, volevo chiederle questo, perché io leggo sui giornali che dei circa 7.000 procedimenti disciplinari avviati ogni anno nella pubblica amministrazione, solo i 200 arrivano al licenziamento dei colpevoli. Questo che vuol dire? Che ci si sbaglia 6.800 volte su 7.000, o che, diciamo, arrivare al licenziamento è così complicato, così complesso, ci sono talmente tante tutele, protezioni, ricorsi, controricorsi, che poi alla fine anche quelli che sbagliano davvero non si riesce a licenziarli? Perché quello, come io la ringrazio di questa domanda, perché molto mi è capitato in altre situazioni, il procedimento del licenziamento ha, come diceva anche l'onorevole Carbone, preso in flagranza di reato, perché il caso, io non conosco la norma che viene portata in Consiglio dei Ministri, pertanto mi la vedremo domani, perché la uscirà domani, nessuno la conosce, però prendo atto di quello che dice l'onorevole Carbone. In flagranza di reato, pertanto nel momento in cui commette un reato è un reato penale. Il reato in questo caso è un reato penale sancito dall'autorità, cioè chi timbra il cartellino e se ne va commette un reato penale. No, se viene preso stiamo parlando di un caso specifico. Sì. Poi c'è anche l'altro caso, facciamo un esempio: se io striscio il cartellino non a seguito di un intervento dell'autorità giudiziaria, ma vengo preso dal dirigente perché stavo strisciando un cartellino,
ripeto, non è una questione di 48, di 24 o di 3 giorni. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole, questa gente che non ha rispetto per il proprio lavoro va licenziata, lo ribadisco con forza, ma esiste una norma che prevede esattamente quello che dice l'onorevole Carbone e il Premier, che è quella che vengo licenziato con un licenziamento disciplinare e ha della tempistica di dire Battaglia è stato preso, sì, viene chiamato, dice è vero, non è vero. Battaglia, però la devo interrompere, mi scusi, le tolgo la parola di bocca, ma sta arrivando il GR1, proprio mancano pochissimi secondi, giusto il tempo per ridare l'appuntamento a tutti, a voi ospiti, ai nostri ascoltatori, tra pochissimo, 800 05 0578, qui a Bianco e Nero. Bianco e Nero. Le 18 e 3 minuti, bentornati a Bianco e Nero, stiamo parlando dei dipendenti della pubblica amministrazione sull'onda di una polemica che si è aperta dopo che Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio, qualche giorno fa ha detto dobbiamo poter licenziare i fannulloni, coloro che timbrano il cartellino in maniera fraudolenta in 48 ore. E stiamo parlando con Ernesto Carbone del Partito Democratico e con Massimo Battaglia, sindacalista della CONFSAL, segretario generale della CONFSAL. Vorrei tornare da Ernesto Carbone per chiedergli questo. Uno degli elementi di novità, mi sembra di aver capito, in questo decreto proposto dal governo e che domani sarà presentato in Consiglio dei Ministri, rende un po' più facile per i dirigenti, che poi tra l'altro sono un po' il fulcro del complesso della riforma Madia, rende più facile per i dirigenti segnalare alla magistratura l'eventuale fannullone, chiamiamolo così per intenderci, perché prima il dirigente, se avesse fatto una cosa del genere, poteva, e poi il licenziamento si fosse dimostrato illegittimo, avrebbe lui dovuto pagare danno erariale, insomma ci sarebbe andato di mezzo. Cambia questo aspetto con questa nuova norma? Sì, cambia come. Da prima il dirigente aveva la facoltà di eventualmente iniziare la procedura di licenziamento e quindi, come ha giustamente ricordato lei pochi secondi fa, c'erano poi determinate conseguenze a cui il dirigente poteva andare incontro. Con questo nuovo decreto il dirigente ha l'obbligo di iniziare il procedimento di licenziamento. Ripeto, stiamo sempre parlando di casi in cui c'è una prova schiacciante. Quindi parliamo in generale di casi in cui c'è una ripresa video, di questo stiamo parlando poi in sostanza, certo, foto, video, caso, no? Esatto, quello è un caso madre, insomma. Dopodiché, certo, il dirigente ha l'obbligo di procedere al licenziamento, pena il licenziamento per il dirigente stesso. Quindi c'è un forte ruolo che aveva il dirigente in questa riforma, perché come diceva lei giustamente prima, raccontava quel dato che a me fa, ahimè, 200 su 7.000 procedimenti, sì. Su 7.000 procedimenti, 200 arriva al licenziamento, capisce che c'è qualcosa che non va. Senta, ma quando si parla, anche questo è un punto che è stato sollevato con qualche dubbio, quando si parla di 48 ore di tempo, da quando le facciamo scattare il cronometro? Dal momento in cui viene commesso l'illecito, dal momento in cui il dirigente lo viene a sapere, dal momento in cui si è dimostrato che quel video è veridico, non so. Sicuramente nel momento in cui il dirigente viene a conoscenza del fatto. Ritorniamo a un esempio concreto. Se se gli organi inquirenti hanno delle immagini, come è accaduto a Sanremo, come è accaduto a Salerno, come è accaduto a Roma, per cui il dipendente timbra il cartellino ed esce fuori a fare la spesa, timbra il cartellino, va a fare un altro lavoro e il dirigente ne viene a conoscenza, in quel momento scattano le 48 ore. Massimo Battaglia, è vero o no secondo lei che l'intero comparto della pubblica amministrazione ha bisogno di una, come dire, di una rinfrescata anche di immagine, no? Leggo dai dati della Regioneria dello Stato che sono 3.253.067 dipendenti pubblici, in lieve aumento nel 2014, e soprattutto il dato che ci distingue dagli altri paesi europei è un'età media molto alta, vicino ai 50 anni e in tendenza verso l'aumento. Insomma, c'è qualcosa che non va, diciamo, non è più appealing, non è più attrattiva la pubblica amministrazione, ci si invecchia dentro, ci si stanca, ci si annoia, al punto che poi si diventa fannulloni quasi per forza. Ma guardi, mi faccio dire due cose super veloci. Sì. Noi siamo del parere che la pubblica amministrazione vada riformata, lo abbiamo detto e scritto forse migliaia di volte, vorremmo farla però di concerto col governo, non certamente subendo norme di legge. Questa, noi siamo i primi a dire che c'è bisogno di una rinfrescata, così come lei l'ha chiamata,
nella pubblica amministrazione, perché sono 20 anni che non si fanno concorsi. Non è soltanto l'assunzione dei precari della scuola, che sono poi lavoratori che già da anni prestavano la loro attività, i famosi 60-70 mila. Il discorso è diverso. Io torno alla questione che è oggetto della nostra chiacchierata. Sì. 7.000 procedimenti disciplinari, non tutti o la stragrande maggioranza non sono che vanno verso il licenziamento. C'è il procedimento disciplinare anche se io utilizzo stamattina nel mio ufficio, faccio una telefonata a mia moglie e pertanto inizia anche lì un avvio del procedimento. O utilizza la mail dell'ufficio per mandare una cosa personale. Una fotocopia. I 7.000 procedimenti sono una piccola parte. Cioè lei dice quei 7.000 non sono tutti procedimenti che possono prevedere il licenziamento. Sennò sarebbe veramente pazzesco. Tutti Roma neanche 200 però. Ma i 200 vorrei per dire... Di nessuno vuole, esattamente, pertanto i dati poi io, bisognerebbe che da 200 a 7.000 esattamente, i dati poi bisognerebbe raccontare 6.800 esattamente, in mezzo, esattamente, pertanto non sono, cioè, sarebbe interessante sapere quanti di quei 7.000 potrebbero davvero rischiare il licenziamento. Ma questo ce lo potrebbe dire il governo. Io potrei citarne talmente tanti casi che annoierei i radioascoltatori, però per quanto concerne è un appunto che direi, che farei all'onorevole che mi ascolta. Il problema del licenziamento di chi viene colto in flagranza, parliamo di un reato penale, sta già nelle cose. Il dirigente, si parlava del dirigente che assume meno delle responsabilità, davanti a un reato dell'autorità giudiziaria che ha preso battaglia, tanto per essere chiaro, è un atto dovuto, non è che non può farlo. Lo deve fare per forza, perché deriva da un atto dell'autorità giudiziaria. Ad esempio, il caso di Salerno, il direttore generale dell'ospedale lo ha detto ieri in una trasmissione televisiva, l'hanno allontanato dopo un po', forse non interessava questo. Ha detto: io non ho fatto altro che il mio lavoro, ciò vuol dire mettere in atto la procedura che deriva dall'autorità giudiziaria, non è che non può farlo. È obbligata a farlo già oggi, e questo è il discorso. Quando si parla in generale delle 48 ore, che io lo considero senza offesa, per l'amor di Dio, uno spot, perché io potrei dire 24, anzi per me vanno licenziati dopo un'ora, il discorso è che i procedimenti disciplinari sono una cosa che vanno dalla mail al telefono alla timbratura mia senza che intervenga l'autorità giudiziaria, e ci sono dei tempi che io non credo che siano così. 40 giorni o al massimo 120, io credo che siano dei tempi, se non derivano da un arresto, credo che siano dei tempi legittimi per esercitare il diritto alla difesa. Cioè lei dice ci sono cose più importanti da fare nella pubblica amministrazione piuttosto che accelerare, solo le procedure di licenziamento. Solo una cosa per l'onorevole Carponi, non per lei, perché è il governo che fa questo provvedimento. Le 48 ore potrebbe essere un effetto negativo sul dirigente, perché se oggi ci ha pensato 40 giorni, domani ci pensa ancora di più ad avviare un procedimento disciplinare, perché 48 ore... Però stavolta non rischia che gli si ripercuota contro l'eventuale licenziamento illegittimo, il che aiuta. Mi perdoni, dottore, se deriva dall'autorità giudiziaria, lui non rischia niente. Se deriva da un atto dell'autorità giudiziaria, il dirigente, qualsiasi esso sia, non rischia nulla. Però il dirigente proprio, che spesso dovrebbe o potrebbe, se c'era solo la facoltà, segnalare all'autorità giudiziaria l'illecito. Ma questo, se questo, a parte che non ha manco bisogno, aggiungo io, purtroppo il tecnico diventa pesante in una discussione del genere. Brunetta ha fatto un atto modificando addirittura, e questo l'onorevole lo sa, il codice di procedura penale, ha distinto il procedimento disciplinare dal provvedimento penale, lo ha distinto per legge modificando il codice, cosa che non gli competeva nemmeno, ma l'ha fatto ed esiste. Ecco perché ribadisco, sì, il concetto che le norme esistono. Però la questione forse è più profonda, vorrei sentire che ne pensa Ernesto Carbone, certo. Perché
Insomma, è una questione anche di immagine, di rapporto tra la pubblica opinione e la pubblica amministrazione, perché queste vicende, il timbramento dei cartellini, questi video che escono fuori, il vigile in mutande, quelli del museo, insomma, sembrano uscir fuori molto più dal settore pubblico che non dal settore privato. Sembra quasi che, insomma, una volta arrivati a lavorare per la pubblica amministrazione ci si possa permettere di tutto, si possa essere assunti e finalmente smettere di lavorare. Si ha un po' questa impressione. Forse allora, diciamo, la riforma Madia dovrebbe prendere un po' tutto questo aspetto e rigenerare questa immagine che fa sentire tutti, diciamo, un po' in ballo nel voler condannare questi comportamenti, no? Assolutamente sì, come le ho detto prima, queste norme sono sì rivolte, cioè, per esempio, i privati adesso, i dipendenti privati hanno il Jobs Act, possono essere licenziati senza reintegra. Questo non accadrà, mi sembra di capire, per i dipendenti pubblici. Vengono avvertiti come sempre un po' privilegiati e quindi quando si vedono quelle immagini lì, diciamo, il cittadino comune si sente ancora più indignato. Sì, ma infatti era come le dicevo prima, appunto, questa norma è rivolta sì sicuramente a chi fa questi atti riprovevoli. Dopodiché questa norma è rivolta anche, come le ripeto prima, le ha ricordato il numero giusto di oltre 3.200.000 persone che lavorano nella pubblica amministrazione, di cui la stragrande maggioranza sono persone oneste. Sono d'accordo anche che le norme esistano, però dobbiamo, è inutile stare a fare filosofia del diritto, esegesi delle fonti. Le norme purtroppo in questi anni non hanno funzionato e quindi abbiamo visto fin troppi casi, purtroppo, ripeto, tante volte, in troppi casi in cui queste persone erano assolutamente impunite. Da domani, per fortuna, questo qua non sarà più possibile. Se c'è una fragranza di reato, entro 48 ore sei fuori dal tuo ufficio dove lavoravi, e credo che sia una cosa sacrosanta. Ripeto, io sono d'accordo che le norme ci sono, ci mancherebbe, ma non funzionano. In Italia manca tutto tranne che le norme e le leggi, ce ne abbiamo un solo a più, quindi per qualsiasi cosa ce ne sarà sicuramente una. L'importante è capire se funziona o no, se si utilizza o no. Battaglia, secondo lei sarebbe giusto che anche i pubblici dipendenti venissero, diciamo, regolati con il Jobs Act, quello per cui si può essere licenziati per causa economica senza aver diritto a essere reintegrati? Ma vede, io sono del parere che una grande riforma della pubblica amministrazione forse non è la riforma Madia, non è stata la riforma Brunetta. Io credo che bisogna entrare. Ogni ministro ne ha fatta una più ogni o meno, no? Ogni ministro ne fa una, perché poi ormai sanno, le leggi sono chiamate per nome del ministro. Frattini, no? Pure ne ha fatto un'altra, mi ricordo. Brunetta, Madia, domani Carbone, domani Bassanini. C'è una Bassanini che è stata una delle prime grandi riforme. Cioè, non è una questione di riforma, è una questione di capire una cosa fondamentale. Il lavoro pubblico è effettivamente utile in questo paese o no? Io credo che entrare in un ospedale dove c'è dall'infermiera al medico, entrare in un tribunale, in un carcere, in una struttura pubblica che rende servizi fondamentali, in una scuola... Però sa, Battaglia, anche nel linguaggio c'è una specie di distorsione semantica. Quando uno entra in un comparto pubblico ha trovato il posto, prima ancora che il lavoro. Mi permetta, no? Mi cerco il posto. Di non essere d'accordo. Io credo molto, io sono più per il pubblico che per il privato, perché spesso il privato nel pubblico, ad esempio, ha fallito, potrei fare tanti casi. Io credo che bisognerebbe rianimare una macchina della pubblica amministrazione con chi effettivamente ci lavora dentro, cioè vuol dire anche con il sindacato, e dire dove vogliamo mettere le mani. Io questo è quello che insisto e chiedo all'onorevole Carbone di farsi, visto che è responsabile anche del Partito Democratico per la pubblica amministrazione, di fare un grande progetto d'accordo coinvolgendo il sindacato su una grande riforma. Ma perché dice questo? Perché finora non siete stati coinvolti, mi pare di sì, ne avete discusso tanto di pubblica amministrazione con il governo. Io sinceramente potrei dirle che io sono il titolare della sentenza, io nel mezzo, diciamo, il titolare di una sentenza della Corte Costituzionale per i rinnovi dei contratti, se no il governo l'avrebbe rinnovato nel 2019, sono stati obbligati a mettere 5 euro cada uno nella legge di stabilità. Si immagini se avessimo avuto la possibilità di discutere del contratto nazionale di lavoro di 3 milioni di dipendenti, all'interno di quelle regole che si potrebbero costruire insieme, io credo che si può fare anche lì un inizio
di una grande rivoluzione, perché mi chiedo, quando il cittadino entra in un tribunale rispetto che in un pronto soccorso e tu diventi un codice verde, bianco, arancione e quant'altro, io credo che bisognerebbe entrare all'interno di queste strutture, capire le difficoltà e trovare tutte le possibilità per poter consentire al cittadino di usufruire al meglio del lavoro pubblico. Questo è quello che invito l'onorevole. Sì, me lo faccia sentire, Carbone, perché un po' quando si parla di pubblica amministrazione. No, quando si parla di pubblica amministrazione con i sindacati della pubblica amministrazione, la reazione principale è dire: i contratti sono bloccati da decenni, ma il governo non pensa a rinnovare i contratti. È un punto a loro favore o no questo? Guardi, quando si tratta di rinnovo dei contratti della PA bisogna essere più realisti del re. Lei sa meglio di me che noi siamo ormai da troppi anni in una forte fase di crisi economica e qualcosa si sta vedendo nell'ultimo anno e mezzo, due, una piccola ripresa, parlo degli aumenti di posti di lavoro, piuttosto una ripresa economica a tutti gli effetti. La gente inizia un po' ad avere un po' di ossigeno, ricomincia a respirare, ricomincia un po' a spendere. C'è un problema che è oggettivamente giusto, quello del rinnovo contrattuale. Che un po' di giovani vorremmo farli entrare dentro questa pubblica amministrazione, no? Ricordiamo però sempre una cosa, che la famosa misura degli 80 euro che sono andati a oltre 10 milioni di italiani, quasi il 40% dei dipendenti pubblici ha avuto questi 80 euro in più al mese. Io ricordo, ma ricordo perché ero giovane, quando leggevo contrattazioni sindacali fra i sindacati e la pubblica amministrazione, mi ricordo di aumenti di 10.000 lire al mese, di 12.000 lire al mese, sacrosanti, giustissimi, ci mancherebbe, però ricordiamo anche le cose giuste. Da più di un anno ci sono il 40% dei dipendenti pubblici che percepisce 80 euro di stipendio in mese in più. Penso alla riforma della scuola, alla stabilizzazione di tutti quei precari che c'erano, stiamo parlando di quasi 100.000 persone, e quella è pure pubblica amministrazione però. Senta Carbone, le faccio una domanda che mi sta arrivando da molti messaggi, da molti sms. Tutti chiedono, ma che cosa vogliamo, come vogliamo trattare allora i famosi pianisti, quelli, i politici che votano per i loro colleghi che non sono presenti in aula? Quello è anche un fenomeno che può essere più o meno equiparato, no? A che timbre e cartellino per altri. I pianisti, per quanto mi riguarda, da quando è iniziata... Lei ha mai votato per un suo collega? Guardi, non posso votare per un mio collega, perché da quando è iniziata la legislatura, ma se non sbaglio credo che ci sia già dalla precedente, si vota con l'impronta digitale. È vero, è stato cambiato il meccanismo. Quindi credo che l'abbia... Quindi ecco, questo dovrebbe essere un buon investimento, mettere il cartellino digitale per i dipendenti pubblici. Sarebbe ottimo, il problema è che poi... Chissà quanto costa farlo dappertutto. Va bene, ci dobbiamo fermare. Io vi ringrazio molto perché ci sono molte telefonate di ascoltatori che vogliono dire la loro, quindi vi ringrazio ancora e vi saluto. Ernesto Carbone, Massimo Battaglia, grazie per essere stati a Bianco e Nero. E partiamo con le telefonate degli ascoltatori, con Leonardo da Lucca. Buonasera. Sì, buonasera dottor Lequenzi. Senta, io a sentire i suoi ospiti veramente cado dalle nuvole. Come Zalone. Esatto, però ho molti meno soldi io. Io sono stato licenziato nel 2014 da un'azienda privata in seguito ad un'aggressione che ho subito, un'aggressione fisica che ho subito. Ed è stato licenziato lei? Sono stato licenziato io per giusta causa, quindi io non solo non verrò giudicato nelle famose 48 ore, ma non verrò giudicato nemmeno in 48 mesi, perché io dovrò affrontare almeno 3 gradi di giudizio e ho fatto il calcolo insieme al mio avvocato, arriverò almeno fino al 2019. Quindi di cosa parlate? Poi potrei fare anche altri due esempi. Il primo esempio riguarda un caposala dell'ospedale di Montebelluna. Non facciamo nomi, perché qui non siamo in tribunale. No, l'ospedale di Montebelluna senza fare nomi, sì. Che però è stato accusato di stupro all'interno di questo nosocomio e l'azienda sanitaria locale cosa ha fatto? Lo ha sospeso, lo ha mandato a svolgere un altro incarico. Cioè invece sospeso invece di licenziarlo, questo l'ha scandalizzato. Va bene Leonardo, grazie. Ma anche recentemente in queste storie, anche lì al Museo delle Arti Popolari di Roma, dove c'erano questi dipendenti che timbravano per altri, sono stati sospesi e non licenziati. Però poi, come è successo, lo abbiamo visto prima a Sanremo, dopo la sospensione, il licenziamento nei tempi stabiliti arriva. Vincenzo da Lecce, buonasera. Salve, buonasera a voi. Io ho sentito quello che diceva il sindacalista, sì. Devo ribadire che praticamente queste norme già c'erano. Come avevo detto prima il suo collaboratore,
personalmente conosco una signora che è stata licenziata per aver fatto una fotocopia per uso privato. Licenziata addirittura per una sola fotocopia? Perché c'è approvazione in debito e compagnia bella, quindi... Quindi no, basta fare una fotocopia per uso proprio per essere licenziati. Io non pensavo si arrivasse a questo. Sì, perché è un danno all'erario e quindi... è un danno all'erario di 3 centesimi forse. Di 3 centesimi, d'altronde in galera vanno, gli rubano la gallina, sì. In Italia, poi gli ruba i milioni. Quindi c'è lei non c'è bisogno, non c'è bisogno di nessuna accelerazione, di nessuna durezza in più nelle norme presenti. Grazie Vincenzo, sentiamo Gian Pietro da Trieste. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Io ci metto il carico su quello che ha detto già il signore in precedenza, sì. Primo proprio. Cioè voglio dire, io capisco la situazione o la posizione imbarazzante del sindacato, perché se non prendesse questa, diciamo, se non prendesse questo atteggiamento in alcuni casi, chi si iscriverebbe al sindacato? Però per essere onesti, non mi sembra che Massimo Battaglia abbia difeso i fannulloni o coloro che fanno truffe con il cartellino. Ha detto anche per noi vanno licenziati. Faceva delle questioni di merito sui tempi, sulle regole. Ma davanti all'evidenza, all'evidenza, che cosa vogliamo approfondire? Cioè se uno va con uno slip davanti alla timbra, io mi riferisco a questi casi. Davanti a questi casi non c'è nessuna... Cioè, dice, anche 48 ore sono troppe in questi casi, basta un'ora. Perché diciamo se uno è colto in fragranza di reato, cioè quella persona sa che se fa quella cosa deve essere licenziato. Quindi, va bene Giuseppe, anzi lei Gian Pietro, va bene Gian Pietro, la ringrazio, è chiaro il suo pensiero. Giuseppe da Venezia, proviamo a prendere più telefonate. Giuseppe, buonasera. No, niente, volevo solo dire che il dipendente pubblico che tiene certi comportamenti commette dei reati, anche uno stesso reato è aggravato dal fatto che sia stato un pubblico dipendente a commetterlo, per cui la normativa, al di là dell'effettivo perseguito, che sia effettivamente perseguito, è più pesante, il furto è punito in maniera più leggera del peculato. Certo, se è un dipendente pubblico c'è un aggravante nel caso commette un reato nello svolgimento delle sue funzioni. Pesanti, molto pesanti, cioè dopo che poi non siano denunciati, eccetera, cioè non siano perseguiti magari per i motivi che si è detto. Però poi abbiamo visto che su 7.000 procedimenti disciplinari poi pochissimi arrivano al licenziamento. Ciro da Torino, buonasera. Buonasera a lei. Volevo fare una domanda al sindacalista, volevo chiederle. Ma davanti a un'evidenza così eclatante di un timbratore se ne va al supermercato a giocare alla scadino, a andare in canottaggio, dov'è la difesa? Cioè, non c'è difesa in quel momento lì. E poi la seconda cosa, volevo dire anche al sindacalista, i permessi dei sindacalisti che si prendono e se ne vanno a fare anche loro le loro compere, non lo dicono loro, cioè mi vengono retribuiti tra parentesi, perché quelle non le mettono a disposizione dei dipendenti e dei loro colleghi? Buona serata. Certo, anche se bisogna stare attenti, perché poi elementi di difesa possono sempre sorgere. Io ricordo per esempio che quel famoso vigile che timbrava in mutande, poi la moglie disse: ma mio marito vive praticamente nel nostro appartamento all'interno degli uffici del comune, quindi una sera capitò che si era dimenticato di timbrare l'uscita dall'ufficio, scese giù dall'appartamento e siccome gli uffici erano esattamente nello stesso locale, nello stesso edificio, andò a timbrare in mutande, quindi magari la cosa era meno grave di come potesse sembrare, poi non so di come potesse sembrare ad un primo esame, quindi insomma non sta a me difenderli, ma elementi di difesa possono sorgere in qualsiasi situazione. Ma adesso ci fermiamo, grazie a tutti per averci seguito, grazie a chi ci ha telefonato, chi ha partecipato a questa puntata di Bianco e Nero, grazie alla redazione con Gabriella Vasile, Valeria Riccioni, Maria Cristina Cusumano e Valeria D'Onofrio, grazie a Leonardo Patanè, il nostro regista, e questa sera la parte tecnica ringraziamo Gian Piero Cacciato. Ci fermiamo qui con questa puntata di Bianco e Nero che vi ricordo potete risentire a Bianco e Nero radio1.rai.it e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata, nuovi ospiti, una nuova discussione da fare tutti insieme. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi, a domani.